Ciao ragazzi, allora oggi vi introduco una nuova novità che utilizzerò molto spesso, probabilmente nelle prossime foto e video, soprattutto foto, ovvero i PavoTube, ok? I PavoTube sono questi tubi prodotti da Nanlite, c'è il 15C che è questo, ovvero il tubo da 60 cm, c'è il 30C che è questo tubo da 1,20 m, ok? E c'è anche la versione più piccola che mi sembra sia il 6C che è ancora la metà, però non lo possiedo. La Nanlite ha deciso di supportarmi con un PavoTube, quello da 120 e un PavoTube da 60, quindi il modello 30C e 15C, e in più io me ne sono comprato anche un altro da 120 che vedete in questo momento sta illuminando lo sfondo di blu. Perché? Perché mi piacciono veramente tanto. Li avevo utilizzati per realizzare la foto, quella tipo che vedete qui di Elisabetta che abbiamo realizzato durante un workshop, mi sono piaciuti da morire e quindi ho detto no, devo assolutamente averli. Per fortuna la Nanlite mi supporta grazie al team del gruppo TFS che ringrazio vivamente per aver, diciamo, preso le mie parti in questa convenzione, diciamo. Ed essendo che mi sono piaciuti tanto, oltre a quelli che mi hanno fornito loro, cioè un 30C, cioè un 15C e un 30C, ho deciso di prenderne anche un altro 30C. Perché? Perché vi spiego perché li reputo così fighi. Allora, i PavoTube sono dei tubi che giustamente fanno luce LED, d'accordo? Quindi di per sé non sarebbero questa cosa eccezionale, ma a parte che vabbè, hanno i controlli qua dietro, hanno due rotelline per fare tutti i cambi di illuminazione, di intensità, di colore, eccetera. La cosa veramente interessante è che possiamo scegliere il colore che vanno a fare, possono essere sia bianche, quindi col bianco da caldo a freddo, sia RGB, e possiamo comandarli tramite l'utilizzo dell'app della Nanlite. In questo momento, ad esempio, se io prendo il 15C, posso andare semplicemente a dirgli accendilo, lui si accende, posso utilizzarlo, come vedete in questo caso è un blu, fa molto spada laser, ok? Sembra molto Star Wars, lo abbasso un po' di intensità così da non farvi troppa luce in camera e posso cambiare il colore tramite l'app, è di una comodità pazzesca, ora non so voi, forse il colore lo vedete più nel riflesso che fa verso di me che non verso la camera, perché giustamente verso la camera risulterà più o meno bianco, d'accordo? Lo lasciamo sul violetto che è un colore che mi piace tanto ed è quello che ho utilizzato per questa foto di Elisabetta. E quindi vi permette veramente di realizzare delle foto super particolari a livello di colore perché permette di non avere tanti tanti gel in mezzo che girano con i flash. Ora, i flash sono un'altra cosa, abbiamo visto nel video che ho pubblicato l'anno scorso sulla differenza tra LED e flash, che i flash hanno ancora una marcia in più decisamente importante per quanto riguarda la potenza. Però tante volte poi quando si tratta di colori tu dici vabbè io ho questo gel qua, ho questo gel qua, ma quel colore lì esattamente non ce l'ho. Ecco, con questi riusciamo ad averlo. La cosa figa della versione 2 che è in commercio adesso, questa versione qua, è che non si vedono più i singoli LED che vanno a crearli, ma come vedete hanno creato questo unico tubo di luce che è veramente restituisce un'illuminazione molto molto ben distinta. Non posso dire uniforme, chiaramente, perché uniforme sarebbe che va dappertutto, eccetera, però è molto molto ben distribuita. Io li trovo veramente interessanti per realizzare i fill e infatti ho già in cantiere un bel po' di foto che vi farò vedere nei prossimi dietro le tendine con l'utilizzo di questi come fill colorati, eccetera, per creare delle scie, perché quando utilizziamo le luci continue riusciamo anche a realizzare le scie a differenza dei flash, eccetera. E in più, ad esempio, questo adesso lo spegniamo un attimo, anzi lo lasciamo acceso, non importa. Accendiamo l'altro, quello da 120, perché vi voglio parlare di questo, lo facciamo magari un po' più arancio, il mio amato tipo CTO, ok? Lo vedete su di me così. E perché li trovo veramente fighi? Perché come rim light, secondo me, sono comodissimi, essendo così piccoli, così estremamente stretti. Utilizzarli come rim anche per le foto, non solo per i video, diventa veramente veramente facile perché occupano poco spazio. Io parlo da utilizzatore di salotto adibito a studio fotografico.
E come sapete, con un salotto adibito a studio fotografico, ovviamente lo spazio è ridotto. Quindi tante volte quando devo utilizzare delle rim light sono un po' allo stretto, perché le rim devono essere fuori dal fondale in maniera tale da non essere inquadrate, e magari se le voglio ammorbidire ci va anche uno strip box o un soft box vero e proprio, e faccio un po' fatica in spazi stretti a utilizzarle. Ecco, io ho trovato che dopo averle utilizzati, appunto perché mi sono stati prestati per il workshop che ho realizzato Colored Lights diciamo la volta scorsa, ho trovato che questi per realizzare le rim light sono veramente veramente comodi, oltre che per realizzare illuminazioni proprio classiche, quindi dall'alto, dal basso, quel che è. Chiaramente hanno tutti i limiti dei LED rispetto ai flash, quindi i limiti di potenza. Ad esempio qua parliamo, mi sembra, di un 60 watt, che rispetto a un flash è poco o nulla, questo qua ovviamente ancora di meno, nonostante adesso chiaramente ve li sto facendo vedere a potenza ridotta, se li aumentiamo, ma siamo durante il video, la potenza sembra tantissima, però giustamente poi in foto bisogna andare un po' a compromessi. E oltre agli utilizzi, quindi diciamo in modalità bianca, che possiamo scegliere bianco caldo, bianco freddo, poi abbiamo anche la variazione sul magenta e sul verde, quindi un bianco più verso il magenta, un bianco più verso il verde, adesso lo riportiamo a zero che sennò poi mi trovo i bianchi sballati, ok, riporto il bianco su 5600 Kelvin. Possiamo anche fargli fare appunto qualsiasi colore, e la cosa figa tra l'altro è che si comandano benissimo da iPad o da cellulare. Io utilizzo l'iPad perché è più comodo, ma vanno benissimo anche chiaramente da cellulare. E tra l'altro c'è la funzione che, inquadrando una qualsiasi cosa colorata con la fotocamera del vostro device, che può essere cellulare per esempio, si può selezionare quel colore, e a quel punto il PavoTube andrà a posizionarsi su quel colore. È una cosa veramente veramente comoda. E poi vabbè, ci sono tutti gli effetti speciali, che quale ad esempio il cambiamento di colore da uno all'altro, come vedete in questo caso ad esempio lo sta facendo quello, l'ho impostato su quello da 120, dovreste vedere che man mano il colore su di me cambia passandoli tutti, possiamo decidere di utilizzare una velocità più o meno elevata. E devo dire, sono veramente veramente comodi anche questi per le scie, perché quando andiamo a utilizzare le scie tante volte mi è capitato: ma che colore metto? Viola, blu, arancio, non lo so, provi uno, provi l'altro. Oh, sai cosa? Io lo metto in modalità che cambi colore in continuazione. Faccio delle foto con la scia, con uno, l'altro ancora, e individuo a quel punto, facendo un po' di tentativi, qual è effettivamente quello che può legare, perché può capitare che non sia quello che ci aspettavamo, ma sia bensì un altro colore. Quindi magari noi ci aspettavamo che ci stesse bene un blu, e poi in realtà, guarda, ci sta proprio bene il verde, che non ce lo saremmo mai aspettati. Ecco, con questa modalità di cambio colore possiamo fare un po' di tentativi con flash che vanno a impressionare, quindi a fare ad esempio la parte ferma della foto, e la scia che non sappiamo bene che colore dargli, facciamo un po' di prove e troviamo qual è la scia che ci piace di più, ok? Quindi prossimamente vedrete molto spesso questi PavoTube nelle mie foto, perché è una cosa su cui volevo sperimentare da tanto, utilizzare le scie colorate eccetera, solo che prima chiaramente non potevo, perché utilizzando i LED, quelli classici, potenti, 200, 500 watt, eccetera, benissimo, danno un sacco di luce, però per colorarli torniamo al problema dei flash, ovvero bisogna metterci la gelatina davanti. Esistono anche quelli RGB, per carità, però in questo momento io non avevo nessuno a disposizione, quindi ho trovato molto più comodi i PavoTube, perché sono più piccoli, li posso posizionare meglio all'interno delle mie foto, perché sono più facili da gestire, trovo, essendo piccoli. E quindi ringrazio ulteriormente il gruppo TFS, in particolare nella figura di Francesco, che mi ha assistito in questa richiesta dei PavoTube, per avermeli forniti, e li vedrete molto più spesso nei prossimi video. Per tutte le specifiche tecniche dei due PavoTube, che io veramente non avrò descritto nulla, ho solo detto che si possono colorare, possono avere degli effetti, ma veramente possiamo andare a cambiare mille cose già semplicemente da qua, come dall'app eccetera, possono fare veramente tantissime cose, ma dato che è già stato fatto questo video da quelli del gruppo Universo Foto Firenze, vi invito ad andare sul loro canale YouTube Universo Foto Firenze, trovate il video realizzato da Francesco in cui vi spiega le caratteristiche dei PavoTube, mentre noi li utilizzeremo per fare delle foto e ne vedremo delle belle. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!